Questo libro all'interno della settimana della salute mentale. Questo libro è Salute e malattia di Franca Ongaro e la collana 180 ha recentemente ripubblicato quest'opera facendo secondo me un lavoro importantissimo per ricostruire un po' la memoria di quella che è stata l'opera, l'epopea forse della deistituzionalizzazione della quale è importante sicuramente mantenere memorie. D'altra parte però io mi sono detto che c'era bisogno di fare qualcos'altro oltre a mantenere memorie e proprio su questo punto ho chiesto, ho un po' presentato questa opportunità ai relatori che sono qui oggi con me. Dico subito qualcosa di introduttivo perché poi passiamo agli interventi. Io ho svolto questo lavoro di coordinamento della progettazione partecipata della settimana della salute mentale. La settimana della salute mentale serve a colmare un vuoto. Siamo secondo l'analisi che fanno le associazioni di utenti e di familiari, siamo in un momento in cui l'erogazione dei servizi che servono a sostanziare i diritti di cittadinanza sembra staccata da una fondamentale questione di giustizia sociale. La nostra riflessione è che manchi oggi come oggi uno spazio per discutere, mettere a confronto i soggetti sulle prassi che quotidianamente sostanziano i diritti di cittadinanza. Questa è la prima questione da cui partiamo. Costruire la settimana della salute mentale in maniera partecipata con più di 100 soggetti che si sono offerti a creare una rete di proposte, di risorse, di sguardi sul tema della salute mentale. È significato per noi soprattutto aprire uno spazio pubblico di confronto su come concretamente le persone possono esercitare i loro diritti. Questo è il primo punto fondamentale. E qui interviene subito la questione, intervengono subito le questioni poste da Franca Ongaro in Salute e Malattia. Uno degli aspetti che sono stati maggiormente messi in luce dall'opera della Ongaro è l'attenzione al fatto che l'interpretazione medica di una situazione, di un disagio, di una possibile contraddizione possa essere solo lo strumento per negare quella contraddizione ed escludere ciò che da quella contraddizione, cioè chi pone quella contraddizione. Lo sguardo clinico che esclude l'alterità è l'esempio forse che abbiamo più quotidianamente esperito nei nostri servizi, che esperiamo quotidianamente anche noi come associazioni. Ma in generale l'argomento dell'esclusione e della negazione della contraddizione è un argomento che forse oggi si può allargare a tutto il sistema di quello che oggi viene definito welfare, con le moderne articolazioni discorsive del welfare mix che aprono un campo di discorso che è saturato di nozioni ambigue e che invece forse è nostro compito andare a disarticolare, a destrutturare. Uno degli aspetti su cui ho chiesto ai nostri amici che sono venuti a trovarci oggi di puntare la loro attenzione, il loro discorso, è la possibilità di saldare insieme una riflessione teorica e una riflessione sulle pratiche. Quindi due elementi saranno fondamentali in questo lavoro che impostiamo per le prossime 2 ore. Cioè, in primo luogo, un richiamo costante alla
all'esperienza personale, come tecnici, come ricercatori, che ciascuno di noi fa, e nella quale esperienza forse risulta oggi importante utilizzare gli strumenti teorici e pratici che ci presenta la Ungaro. E in secondo luogo, l'altro aspetto è la possibilità forse di non dare risposte, cioè noi non pensiamo che in questo libro ci siano delle soluzioni da applicare in un servizio di salute mentale, in un'associazione o in un momento di cittadinanza attiva. L'idea è usare questo libro per aprire, rendere esplicite delle contraddizioni di quello, della situazione che stiamo vivendo. Solo un tema per continuare su quello, su quello che è il mio contributo. Io sono insieme un dottorando di ricerca e collaboro con l'associazione insieme a noi, associazione di familiari di pazienti psichiatrici, per costruire momenti di partecipazione. E a partire da questa mia esperienza voglio presentare solo qualche tema che è il frutto della mia personale elaborazione sull'esperienza collettiva poi che stiamo vivendo e di cui vedo anche in sala molti protagonisti. E un aspetto che secondo me va messo in evidenza di quello che è il welfare mix, dell'articolazione del welfare mix odierna, abbiamo già parlato dell'assenza di uno spazio pubblico, ma è la perdita di valenza universalistica del diritto, quindi il processo tendenziale delle politiche sociali che tendono a creare una residualità e quindi a interpretare gli oggetti a cui sono rivolte le prestazioni erogate, i fruitori ultimi, gli utenti, più come qualcuno da mantenere in una condizione di marginalità che non come membri di una cittadinanza che collettivamente esercita un diritto. E quindi una trasformazione anche dell'idea di diritto, cioè in questo stato il diritto non indica più, perdendo la sua valenza universalistica, non è più qualcosa che pone il cittadino in una condizione negoziale, negoziale collettiva, no? Come poteva essere il diritto del lavoro in qualche modo, ma sembra l'elemento di un azionariato privato, no? Il diritto è qualcosa che anche qualche volta concretamente, penso ai voucher, penso all'articolazione di certe forme di politiche pubbliche, e il diritto diventa qualcosa che dà al cittadino, all'individuo, la titolarità di spendere. E allora cosa succede? E qui ritorna forse il cerchio, no? Si chiude verso salute e malattia. Cosa succede? Che tra diritto e prestazione del servizio sanitario, che può essere il servizio di salute mentale, no? O qualsiasi altro servizio sociale, si instaura una relazione adialettica, cioè la prestazione del servizio sanitario viene interpretata solo appunto come una prestazione tecnica e manca tutto quello spazio invece di disarticolazione del bisogno immediato e di costruzione di un bisogno reale che passa per il collettivo, che diventa impossibile quando un servizio, una politica sociale è fatta solo sul calcolo della quantità di prestazioni erogate e quindi è sottoposto ad una logica prettamente quantitativa. E quindi succede una cosa che nel frattempo abbiamo uno spazio di discorsi, di produzioni intellettuali, teoriche, che
producono anche molta confusione, ambiguità. Il rischio che io personalmente intravedo, sul quale poi chiudo, è che concetti attualmente utilizzati molto dai servizi sociosanitari come partecipazione, empowerment e responsabilizzazione dell'utente possano, se non accompagnati da una riflessione collettiva sui bisogni cui la società si fa carico, possano essere solo strumenti di confusione delle acque attraverso cui passa invece solo questa progressiva residualizzazione e destrutturazione del servizio pubblico. E allora si ritorna a una cosa che diceva Frank Rongaro, no? Dice a un certo punto che la storia della psichiatria, no? Anche della psichiatria nella quale intervengono vari processi di riforma, è sempre la storia del rapporto tra soggetto e organizzazione sociale, e nello specifico la psichiatria è la storia del modo in cui si dà voce alla follia, ma sempre dando una voce, quindi non creando uno spazio pubblico in cui ciascuno possa prendere voce e creare una dimensione collettiva. A partire da questo, secondo me, oggi ci mettiamo in discussione e abbiamo i lavori. Io direi che ho concluso qui la mia introduzione.